Allora prepariamo questo risottino, vedrete è facile, vi ho detto che ci sono gli ingredienti, un risotto che si chiama delicato e non per niente, vedrete perché. Per prepararlo per 4 persone dobbiamo prendere 300 g naturalmente di riso, un piccolo pezzetto di burro, 30 g sono più che sufficienti, una cipolla che taglieremo fine fine, due dadi con i quali faremo il brodo, due finocchi. I finocchi vanno privati delle foglie esterne, quelle più dure, della parte alta, lavati molto bene, tagliati così a spicchi abbastanza piccolini. Poi un altro ingrediente che va in questo riso delicato è un petto di pollo. Eccolo qui, dopo essere stato pulito lo tagliamo poi a striscioline non tanto sottili. In chiusura del risotto dovremo usare naturalmente una manciata di grana grattugiato, come quasi sempre, salvo controindicazioni che vi dico. Per preparare un buon risotto ci vuole anche un bel bicchiere di vino bianco secco che mettiamo dopo la sua tostatura. Allora, tutti qui gli ingredienti, ma prima di prepararlo con le mie stupende pentole Prestige anche questa sera, vi parlo un attimo degli stampi da forno Prestige. Prestige è specializzato in stampi da forno, pensate che ne fa di 34 tipi diversi, da questo bellissimo stampo, vedete tutto scannellato, alle tortiere di tutte le misure, a queste specifiche per la crostata, poi c'è per la pizza, ci sono degli stampini piccolini per fare i biscotti, quelli un pochino più grandi per fare le crème caramel, insomma quelli lunghi rettangolari per il plum cake, potrei stare qui mezz'ora, 34 vi dico. Allora ricordate gli stampi da forno Prestige, perché oltre ad essere così vasti e tanti, sono antiaderenti perfetti, pertanto ogni cosa che noi prepariamo scivola via una volta pronta e l'antiaderente è anche sull'esterno in modo che ci sia facilitata al massimo la pulitura dello stampo una volta usato. Ma non dimenticate che Prestige ha anche 600 prodotti specifici per la cucina, stupende tutte queste posate, ci sono nere lucide e anche grigie a seconda del vostro gusto, sono indistruttibili, pensate che resistono a un calore di 260 gradi, potete metterle nell'olio bollente e non succede niente. Allora ricordate, quando dovete comprare qualcosa per la casa, cercate il marchio Prestige. Grazie. Allora cominciamo subito però a questo punto a preparare il nostro risotto delicato. Facciamo rosolare la mezza cipollina tritata fine fine nel pezzetto di burro, la rosoliamo bene però la teniamo chiara, vedete com'è la mia. Adesso la bagniamo con un pochino di vino bianco, ecco così, questo piccolo segreto l'ho imparato recentemente, quello di mettere un goccino di brodo, sì scusate, di vino sulla cipolla rosolata, evapora la parte alcolica. A questo punto io metto il petto di pollo che è stato sminuzzato benissimo, diciamo forse troppo, sì, proprio così ridotto a purè, magari io l'avrei, potremmo farlo anche a piccoli pezzettini invece proprio che così. Vedete voi, se preferite trovare il pollo in piccoli pezzetti mentre gustate questo risotto, tagliatelo un po' più grande, se no frullatelo, come vedete è stato fatto per il mio. Rosolato il pollo, uniamo i finocchi, facciamo cuocere tutto quanto per una decina di minuti prima di unire il riso. 10 minuti sono trascorsi, naturalmente ho controllato tutto, a questo punto posso mettere il riso nella casseruola nella quale è pronto ad accoglierlo il pollo tagliato fine fine e i finocchi, che poi naturalmente, sapete, i finocchi cuociono abbastanza in fretta e poi si sfaldano durante la cottura del risotto. A questo punto io unisco l'altro vino bianco. Lo faccio evaporare soltanto un momentino e poi, poco alla volta, come ogni volta che mi avete visto preparare un risotto, poco alla volta io unisco il brodo. Un paio di mestolini subito. E poi, poco alla volta, quando è evaporato il riso, assorbito il primo quantitativo di liquido, continuo così fino al termine della sua cottura, che come sapete è sempre di circa 20 minuti. Poi cospargiamo tutto con il grana grattugiato e naturalmente serviamo. Finito così, avete visto, abbiamo messo qualche pezzettino di finocchio ancora un po' tosto.
perché quelli che invece erano nell'interno si sono sfaldati nella cottura di questo riso, delicato. Ricetta di questa sera qui a Sale, Pepe e Fantasia. E io mi piace quando dico sempre i titoli delle mie trasmissioni, come se volessi annunciarli anche a me che li ho dimenticati. Dunque, sapete che domani sono a pranzo con un ospite, vero? Arriva di solito intorno alle 11:43-44. Poi si mette lì i fornelli con me e io mi diverto tantissimo perché vedo i più grossi VIP dello spettacolo, del giornalismo, della cultura, lì tutti impegnati a fare i soffritti, ma che bello come sono contenta. Domani sera invece poi cucino io, qui tutta da sola, insieme a voi che mi guardate e prendete nota come al solito. Vi ringrazio per l'attenzione, credo di non aver più tempo, non lo so, Veglia mi dice no, che ho ancora qualche secondo. E allora come spendiamo questi secondi? Intanto per ringraziare la Prestige, anche questa sera, per avermi dato l'opportunità di stare in vostra compagnia e di suggerirvi una ricetta. Vedremo Prestige sempre, ma una ricetta specifica la prossima settimana. E poi ancora per dirvi che potete scrivermi se volete. Scrivete a Vilma De Angelis, Piazza della Balduina, 490136 Roma. Adesso vi mandano via, vi saluto. Ciao!